Ciao a tutti, oggi andremo a realizzare il narciso all'uncinetto. Il materiale che ci occorre è cotone numero 5 bianco, giallo, filo metallico 0,6 mm, tronchessa, forbici e uncinetto 1,50. Vi lascio al tutorial. Iniziamo col filato bianco, avviamo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, chiudiamo la cerchio con una maglia bassissima nella prima catenella. Adesso facciamo una catenella e nello stesso punto andremo a fare un'altra maglia. Abbiamo fatto il primo aumento, dobbiamo fare un giro di aumenti per un totale di 10 maglie basse. Effettuato il giro di aumenti, andremo a fare nel prossimo giro 10 maglie basse. E 10. Nel prossimo giro andremo a fare due maglie basse nello stesso punto. Io faccio la prima maglia e marco. Faccio la seconda nello stesso punto, quindi un aumento e nella prossima una maglia bassa. Poi di nuovo un aumento di maglie basse. Maglia bassa. Facciamo così per tutto il giro, per un totale di 15 maglie basse. Nei prossimi due giri andremo a fare le maglie per come si presentano, quindi due giri da 15 maglie basse. Completati i due giri da 15 maglie basse, adesso andremo ad effettuare 13 catenelle. 1, 2, 3, 4. Adesso lavoriamo 12 maglie basse, quindi saltiamo la prima catenella e andiamo a lavorare 12 maglie basse. Entriamo qui e facciamo 3 maglie basse, quindi 1, 2 e 3. E adesso ripetiamo quello che abbiamo fatto qui, 13 catenelle, 12 maglie basse, ci agganciamo alla base, facciamo 3 maglie basse e poi ripetiamo. Dobbiamo avere 5 petali così. Sono arrivata all'ultimo petalo, aggancio, faccio 3 maglie basse, 1, 2 e 3. E adesso andremo a lavorare questi petali in questo modo. Vedete? Facciamo due mezze maglie alte, due maglie alte,
4 maglie doppie, due maglie alte, quattro maglie basse, e man mano che facciamo le maglie basse giriamo dall'altra parte. 2 3 e 4, 2 maglie alte, 4 maglie doppie, 2 maglie alte, 2 mezze maglie alte, 1 una maglia, entriamo nella successiva, facciamo una maglia bassa e adesso ripetiamo il lavoro da questa parte, ve lo faccio rivedere. Allora, 2 mezze maglie alte, 2 maglie alte, 4 maglie doppie, 2 maglie alte, 4 maglie basse e giriamo dall'altro lato, 2 maglie alte, 4 maglie doppie, 2 maglie alte, 2 mezze maglie alte, 1 una maglia, facciamo una maglia bassa e ripetiamo. Facciamo questo lavoro per tutti i petali. Dopo aver lavorato tutti i petali, adesso andremo a fare un giro di maglie bassissime. Ricordatevi di marcare.
perché ci si può sempre confondere. Quindi facciamo la prima maglia bassissima e marchiamo. Dobbiamo fare tutte maglie bassissime. Ci vediamo alla fine del giro. Completato il giro di maglie bassissime, adesso andiamo a tagliare il filo e ci occupiamo della corolla. Nascondiamo la codina. Ok. Prendiamo il filato giallo. Facciamo 5 catenelle. Chiudiamo a cerchio con una maglia bassissima nella prima catenella e per ogni catenella sottostante andremo a fare un aumento per un totale di 10 maglie basse. Quindi nella stessa facciamo il primo aumento e così via. Gli aumenti ci ritroveremo con 10 maglie basse. Adesso per 4 giri andremo a realizzare le maglie per come si presentano, scusate. Quindi 4 giri da 10 maglie basse. Completati i 4 giri di 10 maglie basse, adesso andremo a fare 2 maglie basse insieme. Quindi 1 marco. Entro nello stesso punto, faccio un altro punto basso e nel seguente un punto basso. Nel successivo di nuovo 2 maglie basse insieme. E nel seguente una maglia bassa. Dobbiamo fare così per tutto il giro per un totale di 15 maglie basse. Terminato questo giro, adesso andremo a fare 3 maglie alte nello stesso punto. 1, 2, 3, poi 2 maglie basse. Di nuovo 3 maglie alte nello stesso punto. Di nuovo 2 maglie basse. Tre maglie alte nello stesso punto. In questo modo stiamo andando a realizzare i piccoli petali. 2 maglie basse, 3 maglie alte nello stesso punto, 2 maglie basse e una maglia bassissima. Tagliamo il filo. E chiudiamo. Adesso prendiamo anche un pezzo di filo metallico. Uniamo le due parti in questo modo.
prendiamo il filo metallico, lo inseriamo qui, qui dietro, in modo tale che prenda anche la corolla all'interno. Ok, prendiamo un altro pezzo di filo metallico. Lo inseriamo qui a croce. Facciamo uscire da questa parte e adesso attorcigliamo i fili. Ovviamente poi possiamo rivestire lo stelo con della guttaperca e il narciso è pronto. Spero che il tutorial vi sia piaciuto. Al prossimo tutorial.